in occasione della galleria su Sparite le sorgenti dell'acqua, e l'ANAS ci ha dato l'acqua da Galbiate. È andata bene comunque. È andata bene perché sennò adesso con la gente che c'è qui, quando è un po' secca, forse non c'era abbastanza acqua per tutti. Perché una volta si andava col secchio a prendere l'acqua. Questa è il rubinetto e l'acqua non va. E la fonte d'acqua era giù il lavatoio? Il lavatoio, la gente andava giù a lavare la fontana. Allora non era adesso il parco la coperta, che ha fatto una bella cosa, che serve, diciamo, quando arrivo lì che piove mi metto sotto, però una volta erano giù a lavare sotto l'acqua, invece adesso andava bene. Comunque ha fatto una bella cosa ugualmente. Ma l'acqua che c'è lì nel lavatoio è di sorgente? Sì, è di sorgente, però non lo utilizziamo più per le case. Una volta quest'acqua qui andava anche al ponte Azzurro Visconti, poi è asciugata la sorgente di Cajanù, diciamo, e sorgente lì e l'acqua non l'hanno più mandata giù, perché noi da qui la mandavamo là a Cajanone con una pompa, e da Cajanone per caduta andava al ponte Azzurro Visconti, che è il comune di Galbiate. Peccato, le sorgenti ce n'erano altre. Le sorgenti al Castelli, oltre a Cajanone, che è asciugata completamente. La nostra fortunatamente è rimasta, l'unica. Castelli, perfino da ragazzo, lui faceva la corrente per proprio. Cioè, aveva delle vasche, raccoglieva l'acqua che c'erano le sorgenti, andava giù un 100 metri di dislivello sotto, aveva messo una turbina e c'aveva una corrente a bassa tensione, però la corrente lì era giorno e notte, e lui c'aveva la corrente. Noi la corrente qui l'abbiamo avuta nel 60, perché fino al 60 siamo stati qui senza corrente. Val Capretto è luminare, adesso sulla mappa, Val Capretto veniva fuori l'acqua. Ecco che lì sei già su in alto, dove c'eravamo la montagna noi, dove attraversavamo la valle, andavamo di là sul nostro, ma andavamo su da Val Capretto, la strada delle due case, che perché passava il sentiero, non lo sta. Ecco, brava, eccolo. Ad ogni modo, dopo c'era giù all'Alpe che dicevano l'acqua più seduna che anche, essendo su in montagna alta, montagna proprio sotto la croce, il sentiero che attraversa, no? Eccolo, mi mandavano giù verso Vindesemezzo a piedi scalze, a Pebio in dialetto, né? A piedi scalze con le zucche scavate fuori, secche, dell'acqua, la butigia la chiamavano, con un pezzetto di corta venivo che andavo giù qui perché stava fresco l'acqua in quei cosi lì, pensa a te, eccolo, stava fresco, e che andavo giù da lì verso Vindesemezzo, mio papà e fa: pianto lì, ne va sotto l'acqua bella fresca, detto. Porca miseria, è lungo della sera giù. Ecco, e poi arrivai su in un'acqua. Oh, che serie, una volta proprio la vera natura, eh. Ecco, sì.